E non hanno avuto le stesse caratteristiche di quelle precedenti. Il sistema elettorale mi è venuto quasi di conseguenza che doveva cambiare. Io ricordo bene le motivazioni del primo referendum, quello che ricordava il compagno Andrea prima, il primo referendum del 1991, per il Consigli, quello dove Crack si invitò le persone ad andare a mare, se non volete andare a mare andate in montagna. Il popolo italiano invece, il popolo italiano è insensibile ai mutamenti, in certi particolari momenti. Il popolo italiano quel giorno andò a votare, oltre il 60% degli italiani andarono a votare, cosa che non ci siamo riusciti 3-4 settimane fa, poi su un tema molto importante a portare gli italiani a votare, portò anche con il contributo determinato della sinistra, sia del primo PDS, quello di Aquilino Occhetto, che di Fondazione Comunista. Gli italiani andarono a votare e scelsero il maggioritario, anche attraverso una scelta indiretta, perché si trattava della preferenza unica, che è uno dei primi elementi che si pose, il fatto che le preferenze, con i numerini che si mettevano fino al 1991, portavano una certa degenerazione, clientelismo e quant'altro. Ci fu un primo mutamento che sembrava virtuoso. Influirà invece negativamente dopo, perché al maggioritario, il maggioritario impareranno ad adoperarlo molto bene il centrodestra, molto male la sinistra, che tranne le prime vittorie che abbiamo avuto alle comunali, partecipai pure io, ricordo bene, nel 1993, successivamente è stata una valanga di sconfitte. Berlusconi ha ottenuto per il semplice fatto che la destra non è il maggioritario in questo paese, sanno meglio utilizzare i sistemi elettorali. Il colpo finale lo danno nel 2005, arriviamo al tema di questo mio intervento, perché non ci basta vincere le elezioni, devono addomesticare la democrazia anche per altre esigenze, di cui parlerà dopo l'avvocato D'Ambrogio, esigenze direi europee, di cui offendere chi hanno creduto veramente in Europa. Sono esigenze internazionali probabilmente dettate, se non la vogliamo dire la parola, la diciamo, io credo che dettate da una massoneria internazionale che deve mettere in ginocchio alcuni stati secondo un calendario che loro si sono fatti. Per l'Italia forse non è arrivato ancora il momento, sta per arrivare. Era arrivato per la Grecia, la Spagna già sta sul punto e quant'altro. Nel 2005 il colpo è mortale perché passa una legge che fu chiamata Porcellum e definita dal suo autore, un senatore del Bergamasco della Lega, una boccata, perché era talmente incostituzionale che noi ce la vogliamo prendere con Napolitano e siamo d'accordo, ma ce la vogliamo prendere pure con un presidente della Repubblica di Corfizze. Ciampi ha firmato questa legge elettorale palesemente che poi ci vorrà dal 2005 al 2000 ai inizi gennaio del 2014, anni e anni di battaglia giudiziaria, anni e anni di battaglia portate avanti solitariamente un gruppo di persone per arrivare a far che qualcuno si ricordi che quella legge era incostituzionale. È incostituzionale su tutta una serie di punti, anche se soltanto alcuni sono stati travolti. Ora ho da dire una cosa, che abbiamo dovuto aspettare la magistratura che venisse a dire che quella legge è incostituzionale, questo depone male a tutti i democratici, ma in particolar modo alla sinistra, perché quando fu fatta la legge cosiddetta Truffa nel 1953, la sinistra non sente quello tribunale. Certo. E quella legge era molto meno truffaldina rispetto a quella successiva, perché quella legge dava, capiamo bene la differenza, dava un premio di maggioranza a chi, non al primo turno, all'unico turno che si faceva, riusciva ad ottenere la metà più uno, non il 40% che stava in Italia, la metà più dunque una maggioranza nel paese, anche di un solo voto, finiva per essere una maggioranza più agevole nelle aule parlamentari. Infatti non scattò, perché nel 1953, grazie ad alcuni democratici che presentarono la lista fuori della coalizione,
Per poche migliaia di voti non scattò il premio di maggioranza, infatti quella legge è finita negli indicatori, se non altro nei convegni per poterne discutere. Ora ritorno a questo, perché spetta prima alla politica opporsi. Io dico, dal 2005 al 2014, 8 anni, possibile che la sinistra non è riuscita a promuovere un referendum su quel punto? Questo è il punto interrogativo grave, e che ci porta al fatto che oggi siamo qui seduti in meno di 20 persone. Poi viene la giustizia, e mi rendo conto, io ho fatto una scaletta, viene prima la politica, poi viene la giustizia, e poi alla fine necessariamente occorrono le forme rivoluzionarie, quindi tanto care una parte della sinistra. I ricorsi del Porcellum nacquero su iniziativa veramente di poche persone. Prima c'è stato un avvocato milanese di origine romana, che peraltro porta il nome del suo avo, un deputato all'Assemblea Costituente, Aldo Bozzi, che decise di fare da solo questa azione giudiziale, dato che la legge che lo consentiva. Poi successivamente lo abbiamo conosciuto e ci siamo aggregati alcuni di sinistra, io e l'avvocato Felice Carlo De Sostri, milanese, e abbiamo portato avanti queste azioni giudiziarie. Dico azioni perché in primo grado, grazie a una dottoressa del Tribunale di Milano, ci disse chiaramente nella sentenza che noi avevamo torto, perché la legge si rispetta. Quando noi avevamo sollevato un'altra questione, la cosa, tutti quanti comprendono, ma così sta scritta la sentenza, ma la posso pure fornire. Ci condannano pure le spese. Noi appellammo, Corte di Appello di Milano, dopo un anno e mezzo, si sostituisce alla Corte Costituzionale e fa la sentenza. Secondo noi la legge è costituzionale, perché quando non avevamo visto, perché in effetti si va dal giudice semplicemente per, come filtro, per capire se quello che uno propone sono chiacchiere da bar, magari condite pure da qualche bicchiere di vino, oppure si tratta un minimo di fondamento. Io questo dissi quando ebbi a che fare con la Corte di Appello, il mio ultimo intervento degli avvocati, eravamo 21 gli avvocati, 21 avvocati e 6 cittadini non avvocati, questo dissi. Voi della Corte dovete semplicemente dire se noi stiamo dicendo che è bagianato, oppure c'è qualcosa che merita di essere sottoposto, tenuto conto che stiamo discutendo di cose importantissime che rappresentano il pilastro fondamentale della democrazia. La legge elettorale è proprio il filtro tra il cittadino e il Parlamento, e poi il Parlamento rappresenta il muro portante di tutte le istituzioni di questo, perché il Parlamento elegge il Presidente della Repubblica, il Parlamento dà fiducia al governo, il Parlamento elegge i giudici dalla stessa Costituzione, che poi vanno a esaminare se le leggi elettorali sono buone o non sono buone e quant'altro. La Corte d'Appello di Milano fece una sentenza in cui dichiararono bontà loro, ci revocarono la condanna alle spese, non fummo condannati quale diretti interessati, che oltre come avvocato ci fu pure come lettore, dove avrei pagato io, ci fu revocata questa condanna alle spese, però fecero loro la sentenza, e arriviamo ancora ai nostri giorni. Lì ci fu una spaccatura tra gli 21 avvocati del gruppo, perché eravamo rimasti soli. E qui un'altra riflessione che vi faccio. Il capolista, diciamo, capolista sia perché il primo che si è razionato, e anche per rispetto all'età, l'avvocato Aldo Bozzi, meno se ne parlava di questo ricorso, meglio. Era una cosa che la faceva una cosa personale, un suo portafoglio, meno lo si sapeva. Già gli aveva dato fastidio che qualcun altro era entrato successivamente, io se ne ero entrato in secondo momento, invitato all'avvocatrice Carlo De Sostri. Beh, gli altri invece, io e l'avvocato De Sostri,
mandando dei comunicati stampa, abbiamo mandato gli articoli, abbiamo addirittura sollecitati, abbiamo avuto sempre una posta giusta. Abbiamo, come si chiama quello di Ballarò, il giornalista? Floris, quello Giannini. No, quello prima Floris. Non è che hanno mostrato grande attenzione, più che Innocenti, che io conosco personalmente, manifestò pure in telefono, manifestò attenzione, voleva fare una manifestazione, proprio in quel periodo degli immigrati erano saliti sulla gru a Milano per sollecitare, no, a Brescia era successo, per sollecitare i loro problemi, la problematica dell'immigrazione, eppure Ballarò fece un'intera serata dedicata agli immigrati con la ripresa della gru, altre cose, fatto indubbiamente importante, non è che lo voglio sottovalutare, però sulla stessa Giulia Innocente, quando io la sollecitai, adesso lo facciamo questo, c'è stata una congiura del segreto. Non parliamo del 2010-2011. Ora, in effetti, tornando al discorso Renzi, perché non ha paura? Perché in Italia, conta il giornalismo, allora, se il giornalismo decide di parlare dell'immigrazione e tutti quanti si devono emozionare sui problemi di quattro pakistani che stanno sotto una gru, se l'intero popolo italiano viene tolto la cosa più importante, che è la democrazia, il popolo non ha diritto a emozionarsi. Questo comanda in questo paese, perché quello che è successo dopo il 1989 è quello di aver svuotato i partiti dall'interno. Noi risentiamo, queste leggi elettorali si sentono in quel processo, certo, perché noi abbiamo avuto dall'89 fino ai nostri giorni anche nei partiti di sinistra, PDS che poi diviene DS e poi ha fatto quella scelta forsennata di diventare Partito Democratico, per tutte tranne che qualcosa di sinistra, abbiamo avuto all'interno delle manovre che ci hanno spinto a toccare determinate problematiche, non toccarne altre. Il problema del lavoro è diventato ormai un optional per il cosiddetto centro-sinistra istituzionale. Il centro-sinistra istituzionale si deve occupare di altre cose, si deve occupare di sostituire Berlusconi nel 2011, violando anche quell'organismo costituzionale che ne era uscito dalle leggi elettorali dal Mattarello in poi, sostituendo Berlusconi. Io non è che voglio fare la difesa di Berlusconi, Berlusconi è quello del sì, mi ha proprio contrario. Questo lo abbiamo visto. È stato sostituito un massone, un tale Monti, il quale ha a che fare tra chi era Monti, io non lo so paragonare con un vecchio democristiano, non lo so paragonare con un vecchio repubblicano, non si è appunto che è stato mandato all'Europa di a fare determinate. Ecco, in questo contesto nasce la crisi della democrazia. Però qualcosa avviene nel 2013, che nel 2013 io dico le elezioni anticipate sono state fatte qualche mese prima, perché noi si è votato a febbraio, quando normalmente si doveva votare, ma la scadenza naturale era il mese di maggio. Non so perché si dovette arrivare qualche mese prima, quando mai si è votato a febbraio, poniamoci questo problema, sempre tra maggio e giugno, questi sono stati perché appunto stava per arrivare da parte della Corte di Cassazione. Sconfessa la Corte d'Appello di Milano, che si era sostituita alla Corte Costituzionale, e ci dà ragione. Ma anche in che cosa ci dà ragione? Semplicemente questi 27 scemi non è che stanno raccontando chiacchiere da bar, ma andiamo davanti ai saggi della Repubblica. Ci mandano davanti alla Corte Costituzionale, può darci ragione. Infatti, con un po' di ritardo arriviamo a questo punto, il mese di dicembre del 2013, il ricorso viene accolto in piedi. Il resto è storico.
e il resto è cronaca di tutti i giorni, la conosciamo tutti. Prima il governo Letta, poi il governo Renzi fanno un'altra legge che su due punti è da studiare, e sono esattamente i due punti dove la Corte, di, la Corte Costituzionale aveva accolto il ricorso. La lista è bloccata e il premio di maggioranza. Sulle liste bloccate c'è una grande mistificazione dei fatti, perché il capolista bloccato influisce nella misura, abbiamo fatto dei calcoli, del 50-60% dei parlamentari, dunque in effetti poche briciole verrebbero date alle letture che influisce attraverso i voti di preferenza. E dunque è, stata, è una presa in giro. Noi siamo convinti che una volta che il 4 ottobre saremo, saremo davanti alla Corte Costituzionale, porteremo queste ragioni ancora una volta. L'altro punto è il premio di maggioranza, sul quale stiamo facendo una grande confusione, perché il, e lo sto facendo anche il Comitato della Democrazia, mi spiace doverlo dire, il, che cosa ha pensato Renzi, o meglio non Renzi, ma le persone che gli dinano le spalle. E, siccome la Corte Costituzionale ha detto che il premio di maggioranza necessita un minimo di consensi da parte della prima coalizione che poi beneficia del ha trovato un stratagemma. Da premettere una cosa, io degli avvocati che ha partecipato al recorso sono uno, ma forse l'unico, che non ho mai demonizzato il sistema maggioritario. In questo paese noi abbiamo avuto delle forme di maggioritario anche durante la prima repubblica. Innanzitutto nelle elezioni al Senato, siccome il Senato per Costituzione si vota a base regionale, i partiti più piccoli venivano penalizzati, tant'è vero che in non poche occasioni hanno fatto degli apparentamenti e sono stati anche degli apparentamenti riusciti. Secondo, noi siamo il paese dei mille campanili, la vecchia legge comunale dava un sistema ultramaggioritario per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, addirittura i 4 quinti dei consiglieri comunali andavano alla lista che poi che prendeva il maggior numero dei voti, poteva anche prendere il 15%, prendeva i 4 quinti del consiglio e spingeva sì, l'assessore e quant'altro. Teniamo presente che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono quasi la maggioranza del paese, non guardiamo i voti, Milano e quant'altro. Dunque, c'era un elemento di maggioritario nel nostro paese. Anche la legge elettorale per la Camera dei Deputati prevedeva due sbarramenti. Prima che le liste collegate a livello nazionale dovevano avere come minimo 300.000 voti. E parecchi casi di partiti minori, nati, non quelli più grandi, in effetti non superando i 300.000 euro non venivano a caso. Il secondo sbarramento era rappresentato dal cosiddetto consiglio intero, che in almeno una circoscrizione delle 26 circoscrizioni doveva prendere un quoziente intero. Questi vari gruppi, Partito Radicale, Democrazia Proletaria, hanno sempre sofferto, anche lo stesso Partito Liberale, l'ultima volta, lo presi a Torino nel 76, era grazie appunto alcuni supporti che riuscì ad avere, altrimenti sarebbe rimasto fuori dal Parlamento. Dunque, dei piccoli elementi di maggiorità, poi dipende pure maggioritario che cosa vogliamo intendere. Io per maggioritario intendo di un sistema elettorale che facilita i partiti a essere più corposi. Ecco perché la mia simpatia verso il sistema tedesco. Il sistema che è venuto dopo, quello che è nato dal Porcellum, dava appunto la possibilità, cosa che è successa la terza volta, perché nel 2006 vinse la coalizione di centro-sinistra con abbondante, lo scontro fu proprio lista contro lista, non c'erano terze posizioni. Diverso quello che è avvenuto due anni dopo, nel 2008, in cui si scontrarono soprattutto la Democrazia Cristiana, il Popolo della Libertà e la Lega da un lato, il Partito Democratico di Pietro dall'altro. Dunque lo scontro fu abbastanza limitato, ma fu abbastanza corposa la vittoria del centro-destra. Quello che è successo nel 2013 è emblematico, perché vince la coalizione di centro-sinistra per pochissimi voti in più, veramente parliamo di
poche migliaia di voti rispetto ad altri. E su una percentuale che tocca poco più del 30%. Un 30% arriva il 55% del sistema dei parlamentari, significa avere proprio stravolto il mandato popolare, avere stravolto quant'altro. Che si inventa Renzi adesso con l'Italico? Dice, dovete arrivare al 40%. Care liste apparentate, no, non dice pure care liste, perché lui ha eliminato anche le coalizioni. Dice no, devono nascere liste e coalizioni devono nascere. Se nessuno raggiunge il 40% si va al ballottaggio. Il ballottaggio significa stravolgere completamente quello che è del primo turno, con una violenza che si fa al mandato parlamentare. Noi abbiamo commesso un errore nel proporre i quesiti referendari, perché sul primo non l'ho questo, perché vabbè, vogliamo eliminare o non vogliamo eliminare il primo, no, parlo di referendum elettorale, anche pronunciarsi su una genericità di questo quesito, perché non solo elimina il ballottaggio, ma ti elimina il quesito del maggioritario completamente, e dunque andrebbe a penalizzare proprio quello che è la pronuncia della stessa Corte Costituzionale sulla sentenza numero 1 del 2014, perché dice non è che il sistema maggioritario non va bene in questo paese, non va bene se non c'è uno sbarramento, il 40% è abbastanza comodo. Ecco perché c'è stata una certa fascinoleria nel proporre questo secondo referendum, ma forse risente di un ragionamento un poco conservatore di chi lo ha proposto. Andavano proposte, a mio giudizio, due referendum, uno sul ballottaggio e un altro sulla quota maggioritaria. Questo è il sarebbe stato più anche corretta una presenza in questa direzione. Ora vi aggiorno sulle ultime. Messina ha già accolto il ricorso contro l'Italia, come è stata il primo tribunale che si è pronunciato positivamente, e già la Corte Costituzionale ha fissato per il 4 ottobre l'udienza, che significa che per fine anno avremo la nostra brava sentenza su questo punto. Altri tribunali si stanno pronunciando in questo, Firenze non so sinceramente quando ci sarà la causa, Milano il giorno 25, tra qualche giorno andremo lì in sede di discussione e solleciteremo anche noi di trasmettere gli altri. Scusami, Milano, la stessa cosa, ti ripresenti che lo stesso ricorso noi l'abbiamo presentato in quasi tutte le 16 circoscrizioni. Sì. Messina, che è una delle due della Sicilia, l'ha accolto per prima. Lo stesso ricorso lo dobbiamo discutere anche a Milano il 25 maggio, se siamo pronti a fare la nostra parte, lo faremo fino in fondo. Io concludo questo mio intervento formulando gli auguri all'Associazione per la ricostruzione del Partito Comunista, perché in questo paese che cosa manca? Perché ci siamo detti prima, manca la politica. E la politica, secondo l'articolo 49 della Costituzione, non si fa attraverso i comitati, le associazioni, no, si faceva e si deve fare ancora attraverso i partiti. I partiti sono stati svuotati dall'interno, perché io credo che nelle varie iniziative intelligenti che vengono fatte periodicamente per ricostruire la sinistra, si intromettono sempre degli elementi. E questi elementi sono quelli che si notano subito, se sono intelligenti, sono stati mandati appositamente dall'avversario, e bisogna che l'avversario chi è, vengono pagati dall'avversario, oppure sono quelle classiche persone che hanno quelle manie di protagonismo, certo,
su cui si può... sono fatti vecchi, non hanno capito che bisogna dare anche un poco di spazio alle nuove generazioni e stanno là, polarizzano le discussioni e sono anche funzionali a chi per iniziative le può fare, dove si parlano più aiutati. Teniamo presente una cosa, faccio questo augurio. Io ho contato almeno 9 partiti comunisti che esistono in questo momento. Certo. Ho messo ucciso. Ecco, è un po' per difetto la mia valutazione, forse non avendo avuto tempo necessario a contarli tutti, qualcosa mi è sfuggito. Ecco, io mi auguro che la ricostruzione del Partito Comunista rappresenta secondo me il 10% del problema. Perché poi mettere insieme soltanto una parte, secondo gloriosa, della democrazia italiana non è tutto, perché poi c'è una parte della sinistra che non è comunista, io provengo dalla sinistra socialista. Come Besos. Come Besos, d'altronde. Mi amico benissimo, guarda Besos. E ci sono altre anime come i Verdi, e poi soprattutto c'è una platea di persone che ha votato per il Partito Democratico fino all'altro giorno e non vorrebbe votarlo più. C'è una platea di cittadini che non va a votare, quello forse rappresenta il partito più forte all'interno del centro-sinistra, quelli che non vanno a votare. E poi c'è un altro pezzo dell'elettorato storico e tradizionale della sinistra che vota per il Movimento 5 Stelle. Siamo a Livorno ha espresso il sindaco del Movimento 5 Stelle. Vogliamo credere che a Livorno, che fa parte della Toscana, la cintura rossa, poteva un partito solo di destra e una destra comunista. Ma c'è anche un pezzo significativo del nostro elettorato che c'è. Ora, tutti questi pezzi bisogna rimetterli insieme. La semplice ricostruzione del Partito Comunista, ripeto, rappresenta il 10% del problema e non rappresenta il problema della sua necessità. Tenuto conto di una cosa, che noi avvocati che stiamo facendo questo lavoro è importantissimo, ma il vero lavoro lo deve fare la politica. Ricostruire una coscienza di quelli che oggi non sono qua, di quelli che sono qua, io ringrazio di essere intervenuti, però mi auguravo di poter trovare soprattutto sul tema, perché qua, ecco, voi avete giustamente messo insieme ricostruzione del partito e problematiche della difesa della democrazia. Nulla di più equilibrato in una manifestazione del genere. Mi immaginavo di trovare una maggiore partecipazione, che secondo me non è influita soltanto dalla bella giornata, ma è influita anche da altre cose. Su quello ci dobbiamo riflettere e guardare avanti. Il terzo tassello, ecco, abbiamo parlato dei partiti che sono stati svuotati all'interno, abbiamo parlato del colpo mortale che ha avuto la democrazia attraverso i sistemi elettorali palesemente incostituzionali. Il terzo colpo alla democrazia è stato dato dai trattati internazionali, che sono figli sempre un'assenza della politica, un'assenza dei partiti. Su questo parlerà l'avvocato Vandoro. Allora, la parola all'avvocato Luca D'Ambrogio sull'Europa è un argomento che sembrerebbe un po' slegato dalla Costituzione, invece a nostro parere non è così, anzi basterebbe pensare al pareggio di bilancio inserito nella Costituzione, che influisce non poco, non solo su quella parte lì della Costituzione, ma anche sulla prima parte. Sì, ma questo ce lo spiegherà. Ma anche il Giova. Esatto. Sì, tra pochi panini bottiti saranno. Ce lo spiegherà meglio il nostro relatore. Regolamentati in normativa comunitaria. In effetti il mio intervento inerisce la Costituzione, segnatamente l'articolo 11. Che riguarda l'obbligo del rispetto dei trattati internazionali e per la manutenzione della sovranità nazionale e la circolazione di questi trattati, ma non una cessione. Certo. L'intervento mio affronta il tema
principalmente con riferimento ai trattati internazionali inerenti alla comunità economica europea, poi divenuta Unione Europea, quindi un organismo che è per l'economia e finalizzato all'economia. Per quanto io sia un giurista, l'ha detto, mi ha presentato, sono un avvocato, il mio intervento non sarà strettamente tecnico perché affronta il tema dall'angolazione politica. Ora, i trattati internazionali che hanno portato l'Italia alla visione, quella che oggi è l'Unione Europea, che un tempo era la Comunità Economica Europea, nell'alveo dei trattati internazionali che l'Italia ha stipulato, hanno un ruolo nettamente preponderante, non solo per la quantità, ma per la qualità e per l'incidenza che essi hanno avuto sull'ordinamento giuridico italiano e sulla nostra vita di tutti i giorni. L'ordinamento è uscito profondamente modificato, anzi stravolto. Questi trattati infatti hanno comportato la cessione di parti notevoli della sovranità nazionale italiana, che è una sovranità popolare per la Costituzione. Quindi ciò che è stata sviata, ciò che è stata ceduta, è stata una parte della nostra democrazia, con riferimento peraltro un organismo sovranazionale che non è proprio regolamentato, è gestito con criteri economici. È vero, c'è un Parlamento europeo, ma chi ha veramente potere nella Comunità Economica Europea, diciamo, a prescindere dall'OCE, ente nazionale, organismo sovranazionale unito di sovranità autonoma, potrebbe mandarci a cagare male, peraltro privato, perché le banche nazionali sono proprietà della BCE, ma la quasi totalità delle banche nazionali europee sono di proprietà privata. Lo Stato italiano ha una minima parte attraverso l'INPS e INAIL della Banca d'Italia. E vi devo dire, l'unica norma che veramente io ho condiviso della politica di Berlusconi, la nazionalizzazione della Banca d'Italia, è stata approvata da questo governo. Quindi questo vi dice che non si ha. Allora, la prima cosa da far rilevare è che questa cessione di sovranità è stata operata nei confronti di un organismo non statale, quindi è qualcosa di storicamente nuovo. Sì, si può cedere un pezzo di territorio quando si perde la guerra, si può cedere una sovranità, non so, si può consentire a condizione di reciprocità delle limitazioni della sovranità nazionale, ma qua la sovranità è stata ceduta un organismo sovranazionale che nasce e ha connotato fondamentalmente e prettamente economici, ma non si tratta di un contenuto economico tecnico, è inutile nasconderlo, è un contenuto economico quello che pervade la Comunità Economica Europea, ideologicamente orientato, prettamente liberista, anzi iperliberista. Lo scopo principale della Comunità Economica infatti è quello di creare un unico mercato, un luogo di scambio di merci, ancora prima che di libera circolazione di persone, considerato principalmente come lavoratore, come produttore. Quindi uno strumento di sviluppo economico orientato però verso una scelta ideologica liberista. Ed è a fronte di questo, in questo quadro che lo Stato italiano ha via via ceduto nel tempo ambiti della propria sovranità nazionale, un organismo sovranazionale di, e questo è un eufemismo, dubbia democraticità, che ha un angolo di visuale economico, liberista e iperliberista, eppure la nostra Costituzione, pur riconoscendo la libertà di iniziativa economica, è incentrata sulla solidarietà sociale e sul lavoro. Questo comporta che
la sovranità nazionale italiana è stata popolare, fortemente erosa. Pensate ad esempio alla perdita della sovranità monetaria. Oggi noi avremmo la necessità di una politica monetaria che consenta di sgravare la pressione fiscale che ha raggiunto dei livelli inaccettabili. Ma noi non abbiamo il potere di regolamentare la nostra politica monetaria. Dobbiamo tenerci una moneta forte che fa affondare la nostra economia, totalmente spazzata via. Da quando noi abbiamo aderito all'euro abbiamo perso la quasi totalità della nostra capacità produttiva industriale, che peraltro si è ritrovata la Germania. Ora, siccome questi trattati sono convenzioni internazionali, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico sono posti al vertice della gerarchia dei fondi. E noi quindi ci ritroviamo in un ordinamento giuridico che ha introdotto per via surrettizia delle regole che ci impongono di legiferare e di prenderci normative necessariamente improntate verso il liberismo economico. La comunità europea, la normativa comunitaria, è tutta liberista, iperliberista, e ci impone scelte in questo senso. È vero, diceva qualcuno prima di me, è stato necessario introdurre nell'ordinamento delle modifiche costituzionali relativamente al pareggio di bilancio, che in realtà comporta per le popolazioni scelte di lacrime e sangue. Abbiamo visto la Grecia ridotta alla fame. Non so se quando ci arriveremo anche noi, spero di no, però per questa strada siamo indirizzati. Ora, per queste norme l'economia viene il faro, la guida, il punto di riferimento di ogni scelta. Smette di essere uno strumento, l'economia serve per procurarsi mezzi di sopravvivenza, serve per consentire a un popolo in un certo territorio di vivere agiatamente. No, diventa il fine ultimo, fine a se stesso. E peraltro non a vantaggio delle popolazioni, ma a vantaggio di potentati economici, perché questa è la conseguenza. Noi viviamo, a seguito anche di questa normativa, di una totale pervasività dell'economia nell'ambito, oramai non più solo dell'ordinamento giuridico, ma della nostra vita. A scuola la normativa parla di crediti e debiti formativi come se gli studenti fossero dei clienti di una banca che si vanno a prendere dei soldi e poi i debiti devono restituire. A scuola non si formano più cittadini, si formano consumatori e maestranze. Lo stesso vale per gli ospedali, che sono diventati aziende ospedaliere, la cura del paziente diventa quasi un aspetto secondario. L'angolo di visuale è procedimentalizzare tutto, considerare l'economicità della gestione. Lo scopo è stare nei posti. L'obiettivo non è fornire la massima cura possibile alla totalità dei cittadini, l'obiettivo è contenere i costi per risparmiare a favore di chi lo sappiamo di più. E lo stesso vale per la giustizia, una giustizia che vediamo sempre più esternalizzata, la mediazione la fanno organismi non statali che hanno fini di lucro, non lo si poteva affidare ai giudici di pace. Lo Stato nega la giustizia continuando ad aumentare i costi di accesso alla giustizia. Va detto, Berlusconi ha introdotto la remunerazione degli avvocati nel patrocinio a spese dello Stato, che era una scelta volta a convincere gli avvocati a difendere meglio i clienti, cosa che non sarebbe dovuta accadere, perché gli avvocati avrebbero comunque dovuto difendere bene, anche se non remunerati chi era meno cliente, secondo me. Comunque, noi vediamo che il governo Renzi, di volta, anche il governo Berlusconi, aumenta, alza sempre su più i costi di accesso alla giustizia. Negli ultimi 5 anni io per la prima volta ho visto gente che rinunziava a far valere i propri diritti per
perché non eri in condizioni di farlo, perché se l'avvocatura spesso si presta a essere sottorenumerata, non essere remunerata o essere remunerata nel tempo, il contributo unificato per certi processi è un costo insostenibile. Ho visto gente che litigava con multinazionali non poter pagare per €3 di contributo unificato per fare il ricorso per Cassazione. Quindi queste scelte, questa Europa non è quel progetto politico che molti di noi hanno sognato, molti di noi hanno idealizzato, è uno strumento alla soggezione alle regole liberiste degli stati che gli appartengono. E così, sempre nell'ordinamento giuridico, le norme non tutelano più i cittadini, non tutelano più indifferenziatamente le persone. La tutela principale viene data ai consumatori. Chi non consuma non ha diritti. Pensionati che consumano poco non avranno meno diritti. Di chi consuma tanto? Non lo so, se questo. Quindi noi ci ritroviamo che lo Stato italiano deve essere liberista per obbligo di convenzioni internazionali, perché i trattati sono stati strutturati, sono stati ideati in modo tale che uscirne non sia così semplice. Il giorno che una nazione volesse abbandonare l'euro, dovrebbe passare attraverso le forche caudine dell'attacco della finanza internazionale, perché rimarrebbe vincolata a pagare i debiti nella valuta dell'euro, ma la sua moneta, la moneta che dovesse introdurre, verrebbe subito svoltata e ci si troverebbe in una condizione di non poterne uscire. Ora, con i trattati in questione, che sono così vincolanti, il liberismo economico diventa il faro, il punto guida, un meccanismo irrinunciabile dell'ordinamento giuridico italiano. Ora, l'economia diventa il punto di riferimento principale, sia sotto il profilo che esse è il primo e principale valore da salvaguardare, sia perché diventa il fine ultimo dello Stato, però non a vantaggio della popolazione, del popolo, ma a vantaggio di potentati economici. Dunque l'economia è per trattati internazionali un valore in sé per sé considerato ed è il valore assoluto al quale deve essere improntato l'ordinamento giuridico italiano. Tornando a quello che era il punto di partenza, io vi domando, ma possiamo davvero che la Costituzione italiana consentisse di aderire a una scelta di limitazione della possibilità di legiferare nel senso della solidarietà, nel senso della socialità, e solo a favore dell'economia e del liberismo? Veramente l'economia italiana poteva consentire che ci venisse imposta per legge, per obbligo internazionale, una scelta di campo, in campo politico? Veramente noi dobbiamo essere costretti a sopportare il liberismo che con l'avvento del mercato comunico, comune transatlantico, anche il fatto che le società multinazionali potranno sindacare la legislazione degli stati in sede giudiziaria e chiedere danni se la legislazione violerà le regole del mercato. Veramente la Costituzione, secondo voi, consentiva tutto questo? Ora, io mi domando e vi domando, ma se oggi il popolo italiano decidesse di aderire a una diversa ideologia e volesse imporre per via democratica una scelta diversa, ad esempio una scelta di tipo socialista, magari socialdemocratica, se vogliamo anche diverse scelte, crescentiste, distributiste, se lo volesse fare, mi domando, potrebbe farlo, e se potesse farlo, lo potrebbe fare veramente impunemente? Cioè, noi oramai ci troviamo vincolati a una scelta liberista. La scelta di campo
della politica italiana ci viene imposto dall'alto, dal trattato internazionale, noi non possiamo più scegliere. Ma questo significa che questa normativa, la Costituzione, la calpesta. Ho finito il mio intervento. La cosa che volevo far notare è che durante questa giornata abbiamo parlato di tutto l'impianto politico, no? Istituzionale, e delle sue modificazioni, però da nessun intervento è emerso un fatto, una serie di fatti che sono accaduti all'interno di questi tentativi di mutare la nostra Costituzione, che non è avvenuta solo una volta, no? Sono stati nel tempo della, diciamo, quando è nata la Repubblica Italiana, sotto traccia c'era questo tentativo costante che è cominciato con il solo. No, prima il messaggio è arrivato dal portale della Genova, sì. è arrivato dagli americani, perché lì c'erano loro, non c'era solo il bandito Giuliano, no? E c'era la decima Mas, no? C'erano tutti coloro che la Costituzione italiana la vedevano come il fumo negli occhi, no? Perché è una Costituzione che ha un impianto di classe ben preciso, è una Costituzione basata sul lavoro, non è una Costituzione basata sull'impresa. Ci sono gli articoli dove si parla addirittura di espropriare la proprietà privata quando non svolge la sua funzione sociale. Quindi è una Costituzione che ci permette appunto di percorrere quella strada che ci porta al socialismo, no? quella visione del mondo che noi abbiamo. Però in Italia, da Portella di Gesta in poi, c'è stata una strategia che ha prodotto centinaia di morti e migliaia di feriti. Per far sì che si modificasse questa Costituzione. C'è stata Piazza Fontana, no? Ci sono stati vari attentati sui treni, no? C'è stato Bologna, c'è stata Brescia prima, no? Con un marchio politico ben preciso, proprio di attacco all'impianto costituzionale in corso, no? Quindi si stava ribadendo i valori di quella Costituzione, e lì c'è una strage di un marchio preciso. La nostra Costituzione poi, e poi ci arrivava le bombe del 92-93, no? Quelle bombe dei violenti, insomma, e Berlinguer gli risponde: non è vero che noi siamo così. Noi abbiamo accettato un patto costituzionale e all'interno dell'ambito dei valori della Costituzione ci muoviamo e non abbiamo fatto nulla che è andato a ledere questo impianto. Mentre in Italia, e siamo nel 72, era già cominciata, no? Erano già cominciate le bombe e le manifestarsi di questa strategia stragista, ma è chiaro che noi come comunisti, vedere che in Italia si attua questa cosa non ci può lasciare con le mani in mano. Noi, per difendere queste libertà, molto chiara, che vuol dire che il Partito Comunista è disposto appunto a fare un'azione di difesa intransigente anche di stampo militare, se ci fosse un pericolo di stampo golpista, e pochi mesi dopo gli succede un attentato in Bulgaria. È strano, no? Di fronte ad una tale chiarezza espositiva, la reazione di coloro che governano i processi del mondo è quello di mettergli, diciamo, un camion pieno di pietre che va a impattare la macchina su cui era seduto, rischiando di buttarlo in uno stabilimento. Ma il problema è, non c'era solo Berlinguer come uomo che difendeva così tenacemente, c'era anche un uomo come Aldo Moro, no? Che resisteva a queste cose. E Aldo Moro sappiamo che fine ha fatto, no? Qui abbiamo un libro dove è dimostrato tecnicamente come hanno fatto il rapimento Moro. Ci sono le fotografie di come hanno disposto le automobili in via Fani per impedire alla macchina di Moro di scappare, tutte spostate adeguatamente
dal marciapiede in modo tale che la macchina non potesse svicolare. Risultato, facciamo la verifica dalle targhe delle automobili, un'indagine molto approfondita delle proprietà di queste vetture, e si scopre che sono tutte vetture dei servizi segreti del nostro paese e che quindi tutto l'impianto del rapimento Moro va rivisto alla luce di queste presenze inquietanti, compreso le presenze degli uomini fotografati nel mentre, diciamo, avvenuta, diciamo, l'attacco all'auto dove era Moro e alla scorta. Che strano, eh? Tutte queste presenze, no? Particolari, in una fase in cui si era già manifestata la presenza di un'organizzazione in Italia, che era la P2, no? Che aveva messo giù un progetto molto chiaro, corrispondente a quello che si è detto oggi, no? Però il problema è: la nostra Costituzione di fronte alla P2 come si pone? Articolo 18 della nostra Costituzione cosa dice? Sono vietate le società segrete. E allora lo dice: la nostra Costituzione aveva chiaro una cosa che Marx aveva enunciato nel manifesto del Partito Comunista proprio all'inizio, che c'era una dittatura che si manifesta poi in modo palese in certe società, e io qui ecco perché non sono d'accordo con i sistemi maggioritari, perché il sistema maggioritario è l'elaborazione più avanzata che la borghesia ha fatto, strutturandosi appunto grazie a, visto che l'hai citato a turno, grazie all'elaborazione che fa il vero partito, diciamo, del capitale, che è la massoneria, e grazie alla massoneria ha elaborato quel sistema elettorale che impedisce alle classi subalterne di poter emergere all'interno della società. E difatti la nostra Costituzione è una delle poche che impedisce a questa struttura di agire, perché se la politica però lo capisce, se la politica è in grado di mettere in campo una risposta adeguata e quindi dare espansione alla democrazia, articolare sempre di più sul territorio la funzione della democrazia e della dialettica sociale. Per fare questo occorre che un partito si attrezzi, perché come diceva Marx, la proprietà privata è unita in tutte le sue articolazioni, lo dice proprio all'inizio, dice esiste una santa alleanza, no? Tra tutte le forme della proprietà privata, da quella feudale a quella moderna, tanto è vero che parla dello zar, parla di Metternich, parla del Papa, parla dei radicali francesi, quindi della versione moderna, no? Di Guizzoni, no? Fa tutto questo insieme, ti dà una visione d'insieme di come funziona questa santa alleanza che crea sull'interesse privato, no? L'interesse sulla proprietà, costruisce le forme anche dei governi adeguati al mantenimento della proprietà, e quindi l'evoluzione che c'è nel tempo dovuta ai processi produttivi è un'evoluzione dentro quest'ambito, e i comunisti sono coloro che rompono questo tipo di situazione. Hanno il dovere, diciamo, morale di mettere in discussione questo meccanismo, che è basato sulla mercificazione del lavoratore, che diventa non è più un essere umano, ma è una merce come i bulloni. E la nostra Costituzione è basata sul lavoro, mette in discussione questa cosa. Questo fatto di essere merce, il fatto che sei un valore assoluto in quanto essere umano, quindi c'è tutto il meglio del pensiero umanistico dentro questo concetto, non rivoluzionario. E allora che cosa dobbiamo fare noi rispetto a queste cose? Fare una grande tenuta su queste cose, ma una tenuta perché abbiamo in mente una società che è completamente diversa rispetto a quello che ha prefigurato, no, il compagno avvocato prima, no? Che è quello appunto di questi super trattati internazionali dove il vero partito della massoneria, diciamo massonica internazionale, perché la borghesia è da secoli che si muove a livello internazionale. Marx lo spiega, ma era già così nella prassi, diciamo, l'agire, perché va in Inghilterra a studiare gli inglesi come espandono il loro sistema economico, no?
non a caso, ma lì perché siamo nel cuore dello sviluppo capitalistico e quindi noi dobbiamo ritornare ad un'analisi precisa, dettagliata di come sono oggi le forme del capitalismo che si manifestano appunto tramite questi trattati. Ma dove esiste una banca che dice cose di questo tipo, no? E dice, la banca Morgan, no? No? Dice, quando la crisi è iniziata era diffusa l'idea che questi limiti, no, avessero natura prettamente economica, ma col tempo è divenuto chiaro che esistono anche limiti di natura politica. I sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni adottate in seguito alla caduta del fascismo, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. I sistemi politici del sud sono nati in seguito alle dittature e sono rimasti segnati da quell'esperienza. Tendono a mostrare una forte influenza socialista che riflette la forza politica che i partiti di sinistra hanno guadagnato dopo la sconfitta del fascismo. I sistemi politici nell'Europa meridionale hanno di solito le seguenti caratteristiche: leadership debole, stati centrali deboli rispetto alle regioni, la tutela costituzionale dei lavoratori, il diritto di protestare se i cambiamenti sono sgraditi. Vi è una crescente consapevolezza della portata di questo problema, sia nel centro che nella periferia dell'Europa. E allora, secondo voi, le stragi chi le ha fatte se non queste persone qua? E allora il problema nostro è questo attacco che stiamo subendo finale, è un vero colpo di Stato. E allora, di fronte a un colpo di Stato di questa portata, beh, la nostra Costituzione ci ha fornito delle leggi. E allora, esiste l'articolo 283 del codice penale, attentato, no, alla Costituzione, che prevede l'azione violenta. Già, l'azione violenta c'è stata, perché le stragi in Italia ci sono state con questo scopo di cambiare il sistema costituzionale. Ha prodotto un'usurpazione di potere politico, articolo 287 del codice penale. Ha attuato attentati contro i diritti politici del cittadino, articolo 294 del codice penale. Ha alimentato una cospirazione politica mediante associazione, articolo 305. Per fare tutto questo, no, governo si è dovuto rompere, no, la legalità e, no, e quindi andare incontro alle pene previste da questo ordinamento. Allora il problema, secondo me, è che la battaglia referendaria è utile, ma è utile se andiamo a indirizzarla, secondo me, verso la comprensione reale della portata dello spunto. E allora il problema, perché siamo qui come comunisti? Perché noi abbiamo un modello anche economico alternativo rispetto a quello della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, che appunto prevede la mercificazione degli esseri umani e vede il controllo della diffusione, no, monetaria, no, il controllo delle banche centrali, e quindi creare inflazione o deflazione secondo gli interessi di questi poteri forti. Va bene, e qual è la visione che hanno trascurato i comunisti rispetto a questa questione della, diciamo, di questo intreccio che c'è tra la creazione di plusvalore e la circolazione monetaria? Bene, i marxisti, i comunisti, e allora c'è scritto lì il lavoro salario, prezzo e profitto. Cioè, dice una cosa molto semplice Marx, dice ai sindacati laboristi: voi dovete smetterla di chiedere miglioramenti salariali, perché vengono costantemente riassorbiti dalla macchina economica e capitalistica. Anzi, mettete in competizione semmai lavoratori contro lavoratori. Dovete chiedere l'eliminazione del lavoro salariato. Ma l'eliminazione del lavoro salariato significa l'eliminazione del salario come corrispondenza monetaria. E il problema è che bisogna sostituire alla moneta un altro valore, che è il valore del lavoro sociale, dell'orario di lavoro come parametro universale per acquisire beni e servizi. È in questa dinamica che riusciamo allora come partito, come diciamo
capacità egemonica di costruire un modello di società completamente alternativo. Perché è solo così che si riposiziona l'uomo rispetto alla natura, perché i bisogni delle masse, diciamo, proletarie, che sono la maggioranza del mondo, nei loro bisogni, che sono stati stabiliti poi con molta cura, perché poi gli economisti borghesi non sono, sanno quantificare esattamente qual è il livello medio di consumo pro capite, no? Necessario per riprodurre le nostre capacità intellettuali e lavorative. Sono molto semplice, il nostro bisogno di riprodurre è molto basso, non richiede grandi spese. Noi non saremo mai cittadini che va a spendere 30.000 euro per una serata, per, no, a champagne e compagnia cantante. Sì, avremo lo champagne, ma sempre in una visione, come si dice, equilibrata, no, e razionale. I comportamenti irrazionali che c'è la grande borghesia, a noi che cazzo, scusate il termine, che ce ne frega a noi di avere lo yacht di 150 metri, no? Semmai se c'è un da spostarci potremmo usare una nave, ma con delle funzioni di massa e collettive, non per funzioni privatistiche. Quindi se voi andate a vedere poi, dati alla mano, noi abbiamo scritto un saggio come sezione sulla questione di chi incide sulle questioni ambientali realmente come classe sociale, ci sono i dati numerici. Una famiglia media di 3 persone, oggi la media europea è 3, qualcosa, se tutto sul pianeta vivessero tutti come noi, una famiglia composta di 3,8 produrrebbe 11 tonnellate di CO2 all'anno. Un solo capitalista che vive come un Berlusconi, hanno fatto il calcolo sul Carlo d'Inghilterra che fa tanto l'ambientalista, no, lui da solo produce per 1500 tonnellate di CO2, il suo stile di vita. Allora uno dice, sommando che a livello mondiale siamo 7 miliardi di persone, mettendo che, facendo i conti, la borghesia che vive a certi livelli sono 300 milioni, dati abbastanza realisti, sono dati del 2007, ho fatto i conti in quel periodo. Allora, loro producono 149 miliardi, migliaia di miliardi di tonnellate di CO2, noi 30 miliardi di tonnellate di CO2. Allora, c'è una sproporzione tra il proletariato internazionale, no? Il suo stile di vita e la borghesia. Cioè, 6 miliardi e 700 mila persone che sarebbero in perfetta compatibilità con l'ambiente, con il loro stile di vita. I 300 milioni che creano il più grande disastro ambientale che l'umanità abbia mai conosciuto. Quindi c'è un problema anche, diciamo, di rapidità, perché stanno diventando l'elemento, questa grande borghesia sta diventando veramente l'elemento distruttore. Certo, loro pensano di risolvere la questione ambientale in un modo molto semplice e l'hanno pianificato nel Memorandum 200, che è il memorandum scritto dalla Fondazione Kissinger, che prevede che per stare dentro, secondo loro, alle loro condizioni con le compatibilità ambientali, dobbiamo far morire rapidamente nei prossimi 30 anni la bellezza di 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di persone. E difatti la riforma delle pensioni e la riforma, no, la riforma sanitaria vanno proprio in queste direzioni. Grazie. E quella alimentare poi adesso, perché quelli creano ulteriormente l'acqua privatizzata. L'acqua privatizzata, e quindi vi rendete conto qual è il piano. Per quanto riguarda l'azione dei comitati, abbiamo contribuito anche loro in relazione al coordinamento della democrazia costituzionale che a livello nazionale ha promosso le azioni referendarie in atto. Abbiamo costituito al governo, dicevo, 2 comitati, uno per quanto riguarda il referendum contro la legge Italicum e l'altro per il referendum oppositivo sulla legge costituzionale previsto per l'ottobre prossimo. E niente, nel salutare il relatore, mi fa l'altro piacere anche di conoscere personalmente in parte. Credo che ci sia una utilità
di vederci anche quest'oggi, rappresentata dalla esigenza che abbiamo come comitati della massima partecipazione possibile dei cittadini al lavoro concreto che stiamo portando avanti. Pertanto chi è di Livorno o della provincia di Livorno opportunamente, a mio avviso, farebbe bene ad aderire ai comitati costituiti in azione su tutta la provincia e dare il loro contributo diretto. Siamo nella fase di raccolta delle firme, che è la fase più barbosa, più noiosa, più burocratica, non vi dico gli orpelli che abbiamo affrontato e dobbiamo tutti i giorni cercare di risolvere dalle legittimazioni del modulo di tribunale ai banchetti a quant'altro. Però è anche la fase dove c'è bisogno, come si dice, di buono di ciccia e dove ogni energia è ovviamente ben pronta. E quindi un invito ai compagni che ritengono di dare un contributo a queste fondamentali battaglie di partecipare al lavoro dei comitati. Comitati che fra l'altro fanno capo, come sapete, all'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Noi ci vediamo abitualmente una volta alla settimana presso la sede dell'AMPI in via Terrene, qui in Livorno. È tutto pubblicizzato sulla pagina Facebook, internet, avete modo di vedere facilmente il lavoro che stiamo portando avanti, il posizionamento dei banchetti per la raccolta delle firme e quant'altro. Ecco, mi sembrava utile portare a conoscenza dei presenti a questa iniziativa intanto questi aspetti concreti, perché poi da lì che si parte. Per il resto, in qualche notazione, se mi è consentito brevemente, poi mi trattengo volentieri di assistere ai vostri lavori alle 5, alle 6, mi sembra che si concluda, no? 5 e mezzo. Fino a conclusione mi trattengo volentieri, in quanto le tematiche sono suggestive. Poi a sinistra sappiamo bene che i punti di vista sono sempre stati e sono variegati. Io personalmente, come chi mi conosce sa, vengo dalla tradizione socialista, della sinistra socialista, ma ovviamente oggi credo che non abbia senso stare a perpetuare divisioni e discussioni del passato. Ci sono delle battaglie che necessariamente devono vedere unita la sinistra in questo momento. La difesa della Costituzione, cari compagni, è davvero un aspetto fondamentale. Qui se a ottobre questo governo vince il referendum, siamo fregati. E allora, come porsi rispetto alla scadenza di ottobre? Come porsi? Io credo che certamente si debbano porre le questioni che poi stanno a fondo del disegno che viene portato avanti dai poteri forti internazionali. Non a caso qualcuno prima leggeva quel documento della JP Morgan rispetto alla troppa natura antifascista delle costituzioni dei paesi del sud Europa, che creano ostacoli al divenire dell'economia liberista, al procedere dell'economia liberista, che poi più che economia è finanza. A parte tutto, non dimentichiamo mai che questa è una parentesi, non sentite, che ci fosse magari uno scontro fra classi sull'economia reale. Certo. Qui lo scontro si andrebbe quantomeno a poter chiarire alle persone quali sono i termini dei problemi. Certo. Qui, cari compagni, le questioni sono molto ovattate, molto soft, spesso incomprensibili per la gente, perché hanno a che fare con il mondo della finanza internazionale, che non ti fa capire poi quali sono i fattori reali di contrasto in campo e che pertanto finiscono per far sì che anche elettori che potenzialmente sarebbero elettori di sinistra finiscano poi per aderire a certe impostazioni assolutamente in contrasto e contrapposte ai valori della sinistra. In questi tempi stanno venendo avanti
dei mantra che giudico molto pericolosi. Si viene dicendo, ma in fin dei conti, questa riforma costituzionale, vabbè, alla fine, bene o male, elimina il Senato, come era stato detto da tanti anni, come sappiamo, non è vero, si limita ad evitare che il Senato possa essere eletto con voto democratico, direttamente dai cittadini. Poi si dice, alla fine questa riforma elimina organismi inutili come il CNEL, si può essere anche d'accordo. Questa riforma è banale, secondaria assolutamente. Questa riforma abolisce le province, sappiamo bene le province come stanno funzionando da tempo a questa parte, come tutto sia sostanzialmente finalizzato ad un disegno di concentrazione del potere in poche mani e alla sostituzione di un sistema di democrazia parlamentare con un sistema di, chiamiamola democrazia, sostanzialmente oligarchica. Quindi un sistema istituzionale sostanzialmente oligarchico, dove in pochi decidono come esattamente guardano i poteri forti internazionali, che hanno necessità in pochi di poter decidere come fanno i vari gruppi Bilderberg che si riuniscono una volta ogni tanto per pianificare le sorti del mondo per i successivi 3, 6, 12 mesi o quant'altro, non so bene come si muova. Comunque, per quello che sento dire, le cose più o meno funzionano in questa maniera. Fanno anche piani trentennali loro. Sì, esatto, comunque si riuniscono periodicamente da quanto si sa. Sulle linee generali. Certo. Quindi attenzione alla sottigliezza di tanti ragionamenti che ci verranno fatti in questi mesi. Non è affatto vero che la deforma costituzionale, come più opportunamente l'avvocato Besostri ed altri l'hanno definita, non è affatto vero che la deforma costituzionale non comporta poi conseguenze tragiche, chissà che. Intanto è chiaro che incidere sulla parte seconda della Costituzione fatalmente comporta che anche i principi della parte prima della Costituzione, i valori fondamentali, possano facilmente essere messi in discussione. Ma poi soprattutto, mi dispiace dover riprendere le parole testuali quasi pronunciate da Berlusconi qualche giorno fa, il combinato disposto fra legge Boschi, chiamiamola così, tra legge Boschi e Italicum, porta ad un esito per cui appunto viene stravolto il sistema istituzionale del nostro paese. Vado a far capire ai cittadini, vado a far capire alla gente che non arriva alla fine del mese, che si vede più impoverita e quant'altro. Il problema grosso, cari compagni, è questo. Io ai banchetti, quando mi ci trovo, purtroppo raramente, perché poi ho gli impegni di lavoro, sono avvocato anch'io e di questi tempi non ce la passiamo troppo felicemente. Brava. No, è un argomento comune, ma guarda, si parla prima. Ma guarda, avviene fatalmente che un professionista, come sottoscritto da che normalmente ha avuto una clientela di classi sociali medio-basse, si ritrova per forza a subire le conseguenze della crisi che ha pressato le classi sociali medio-basse. Poi è ovvio che i grossi studi che fanno riferimento a banche e assicurazioni... Ma sono affondate anche loro, perché banche e assicurazioni, avvocato, Prime, hanno potuto ottenere la riduzione di tariffa, che erano gli unici che devono pagare. Comunque i grossi studi, come sappiamo, se la passano ben diversamente. Se la passano bene. È solo un inciso che credo poco possa interessare poi su un discorso più generale. È un segno però. Però è un segno tangibile appunto di cui posso essere testimone. Anche i grossi studi patiscono la soggezione ai potentati economici. Certo. Comunque anche lì c'è una tendenza a voler concentrare il più possibile, a voler tagliare i livelli piccolo-medio di
attività professionale e lavorativa, come avviene del resto nel mondo dell'artigianato, del commercio. Cioè, più di 100.000 studi, ma 5 studi, 10 studi. Bravo. Questa è la concorrenza. È multinazionale della giustizia. Perché 200.000 avvocati sono un'associazione di imprese, 5 grandi studi no. Poi arrivano la Fiat, le generali. Allora finisco perché poi le cose che voglio dire sono queste sostanzialmente. Finisco per dire cosa? La difficoltà di dialogare con i cittadini. Dicevo, quando mi trovo ai banchetti, spesso mi capita di trovare persone che appena mi dici di che si tratta, sì, vengo fino. Peraltro anche quello che dice, ma però in fondo Renzi è quello che gli 80 euro, in fondo qualcosa sta cambiando, in fondo ci dicono che è un mezzo di informazione. E allora c'è un lavoro grosso da fare e c'è un lavoro di intervento sul merito delle questioni. Attenzione a che la scadenza di ottobre non si tramonti esattamente come vuole Renzi in un referendum con un plebiscito a favore o contro la sua persona. Non lo so, e il capolinea è proprio tutto quello che abbiamo detto. Allora il popolo italiano deve dimostrare se essere pecore o meno. Ma siccome sono fare in forma costituzionale la democrazia in questo paese. Ovviamente, è per questo motivo. Oddio per culpa, oddio per culpa, dobbiamo accettare la scusa di male, se mi lasci concludere. Quello che volevo dire è esattamente questo. Stante la natura esiziale di questo referendum, che si rappresenterà l'esito finale di un percorso, quando le cose vanno in un certo modo, e non illudiamoci per poi recuperare, bisogna cercare di spiegare bene alla gente. E siccome i mezzi di informazione ce ne hanno poca possibilità, bisogna che ciascuno di noi, ma tutti i compagni, si studi bene le tematiche in campo. Noi come comitati di Bolognesi, prima di avviare la quarta del film, abbiamo fatto 3 o 4 incontri formativi, anche avvalendoci di alcuni aiuti da parte del Dipartimento di Diritto Costituzionale di Pisa, poi fra noi abbiamo cercato di poter illustrare le cose per come stanno. Ma c'è bisogno veramente che ciascuno, nel proprio ambiente di lavoro, in famiglia, con gli amici, possa spiegare punto per punto la fregatura di questa manovra, operazione, di questa falsa riforma costituzionale, che in realtà è una controriforma perché va esattamente contro i principi per i quali i costituenti avevano dato luogo a questa Costituzione, non dimentichiamo mai, nata dalla Resistenza. E che loro hanno giurato. Prendere spunto da questo intervento per considerare un momento. In questo intervento si parla di un mutamento di velocità nel capitalismo. Il capitalismo ormai è la finanza, non è più la professione. La finanza è proprietaria di tutti i mezzi di produzione, ma la finanza in realtà si inventa la ricchezza dal nulla. Quando qualcuno si inventa la ricchezza dal nulla, se io guadagno 1 euro e questo se ne inventa 7, io lo guadagno 7, e se ne inventa ben più di 7, se scommettiamo sul fatto che alcuni assicurati moriranno, che questo diventa un bene che ha valore economico, così succede. Allora la ricchezza si dilata di smisura, ma rimane poi nelle mani di poche persone. 20 anni fa si stimava che la ricchezza reale del mondo fosse un quinto, un sesto di quella fittizia finanziaria, ora si stima che sia molto di più. Poi c'è il problema della moltiplicazione del denaro da parte delle banche, la moneta elettronica. Certo. Quindi molto probabilmente l'economia occidentale sta vivendo su un'enorme bolla speculativa. In Grecia, se tutti andavano a prendersi 500 euro, loro 500 euro su conti correnti, saltava il sistema perché non esisteva. Quando si è cominciato a dire che si voleva limitare la circolazione, il pagamento a 100 euro, io per l'evasione fiscale pensavo che fosse una scelta storica, perché
sì, non ti potrà portare 100 euro, se ti porta 10.000 euro in contanto, li prendi, ti ok. Invece poi ho capito che probabilmente in quel momento l'Italia pensava di dover affrontare un attacco analogo a quello della Grecia, attacco che poi noi ne abbiamo anche partito. Anche dopo, certo. E questa era la contromisura per non finire in ginocchio. Tant'è vero che ora quel problema è lontano, si è tornato a salire la quantità di denaro che può essere oggetto di una transazione. Quindi, quando parliamo di borghesia, secondo me ci dimentichiamo che la borghesia non esiste più. Il capitalismo che è nato dalla borghesia è cosa ben diversa, e chi detiene la ricchezza del mondo ha una ricchezza, un potere che deriva da questa ricchezza enormemente superiore a quello che fu quello della borghesia produttiva. 40.000 persone detengono il 90% della ricchezza del mondo, gli altri 7 miliardi il 10%. Cioè, rendiamoci conto della differenza del vessato di qualità, dello scambio, ma anche del restringersi del ceto capitalista, perché in realtà è della scomparsa dei ceti medi in conseguenza. Quindi dobbiamo tenere in considerazione che il mondo è cambiato molto, e le cose non si possono più impostare come scontro fra il datore di lavoro e il lavoratore, anche perché ahimè in Italia il datore di lavoro non è Roberto D'Ambra. Allora, qui con l'avvocato D'Ambra. Noi nella campagna elettorale, campagna referendaria che avremo incontro nel mese di ottobre, sono alcune cose che dobbiamo essere chiari con noi stessi. Adesso non dobbiamo avere paura di votare insieme a Berlusconi. Nessuna regola. Anche per un motivo molto semplice, mi dà l'impressione che dopo che Berlusconi ha rapito con noi, mi piace, però ha rapito con noi il referendum costituzionale, invece il referendum che ci sarà qualche mese dopo, in primavera, nell'anno prossimo, lui sarà a fare un ritardo, perché sia Grillo che Berlusconi, l'Italia ci sta fin troppo bene, perché parte dallo scontro frontale e non quel concetto di rappresentanza politica che ha fatto grande questo paese, che rientra nei dettami costituzionali, anche con qualche elemento di maggioritario, rispondo a te, perché ho parlato di qualche elemento di maggioritario che c'è stato. Non cioè, è proprio il maggioritario che fa le idee a pelle d'oro. Dipende dal maggioritario che cosa significa. Sarebbe molto lungo voler scoprire, però non ne si può andare a voler approfondire. L'altro elemento da tenere presente nella campagna referendaria è che i signori Renzi, fino all'ultimo scemo che sosterranno questo referendum, batteranno su un tasto: abbiamo avuto il Senato, abbiamo diminuito il Senato a 100 senatori, e soprattutto c'è una falsificazione che i senatori non saranno pagati, perché già prendono i soldi come consigli regionali, ma li devono prendere come senatori. Non è vero tutto questo, perché se andate a vedere la busta paga di un parlamentare della Repubblica oggi contiene uno stipendio basso, quello lo prenderanno i senatori, che è la parte minima della busta paga, se andiamo a guardare, perché la prenderanno come consigliere regionale. Allora lo stipendio minimo lo prenderà, ci sarà tutta una marea dopo di voci e anche di privilegi che questi 100 signori che andranno a fare i senatori del futuro Senato, speriamo non andranno a fare, comunque prenderanno. Tutto questo è una falsificazione e fa parte dell'imbroglio di questa classe politica nei nostri costi. Più l'immunità parlamentare. In più l'immunità parlamentare sulla quale ci dobbiamo discutere, perché c'è molto e molto discuto sull'immunità parlamentare. Adesso occupiamoci dell'organigramma costituzionale. Una volta che abbiamo respinto questa cosa, certe modifiche della Costituzione sono veramente necessarie. La polizia delle province, che è veramente un complicato rispetto alle regioni, il CNEL, che è una salvisuga di stipendi e altre cose, non mi è servito a nulla, è anche dobbiamo anche mettere mano alla modifica del bicameralismo perfetto. Questo bicameralismo aveva ragione nel 1949.
oggi questo bicameralismo perfetto è meglio tradurlo in altre forme che possono essere virtuose, così come l'altro numero dei parlamentari, come per il Parlamento più numeroso del mondo, quelle certe riforme, dopo aver spinto questa deformazione della Costituzione, a sinistra non dobbiamo avere paura di affrontarlo. E proprio su questo tema rispondo al presidente del comitato antitalicum: non dobbiamo avere paura, non dobbiamo tirarci indietro, più che paura tirarci indietro rispetto al plebiscito che ha chiesto lei e che ha chiesto lui. È assurdo, perché quando lo chiede uno non è che l'altro lo accetta o non lo accetta, uno si trova a dover combattere. I referendum nella storia di questo paese sono stati sempre su temi molto precisi, iniziamo alla Repubblica come è nata, poi c'è stato il divorzio che ha cambiato un po' i costumi in questo paese e tanti altri che sono venuti anche sulla stessa legge elettorale, perché sulla legge elettorale è nata in maggiorità e non sulle scelte evanescenti di qualcuno. Sui referendum normalmente gravano anche fattori privati, fattori di natura psicologica, che era a favore della monarchia, alla Repubblica, c'era una serie di elementi familiari, personali e quant'altro. Sul divorzio, io ricordo bene, io avevo 16 anni quando c'è stato lo scontro, votato ovviamente, lo scontro sul divorzio, in famiglia c'erano le persone che chi voleva il divorzio perché magari era separato e chi non lo voleva perché aveva tradizioni di famiglia, qualche sacerdote in famiglia, ecco. Qua invece tutti questi elementi non possono esserci, caro Roberto, perché qua la posta in gioco è o non è la democrazia. Dunque lo scontro che l'abbia chiesto Renzi, se non chiede Renzi, molto umilmente l'avrei chiesto io, perché un'intera casta politica che ha iniziato, io ho tracciato prima. Ma infatti, scusami se ti ripeto, mettiamo in evidenza che si tratta di referendum oppositivo, non referendum confermativo, come esatto. C'è cioè di Cirenzi. Sì, no? sì, oppositivo. Quindi nel mezzo delle questioni. Perché questo è un disegno che è iniziato molti anni fa, iniziato. Un disegno eversivo nelle aule istituzionali, perché prima il compagno Montella ha parlato dalla portata alla ginestra in poi, tutta una serie di. Certo. Però nelle aule giudiziarie ci è arrivato nel 2005 con il Porcello, ma questo è il disegno finale. All'inizio del 2005 ce lo passarono come un'ottima legge che andava pure incontro ai piccoli partiti, perché adesso si è visto la fine. Montella, Andrea Montella, una simpaticissima mia collega, professoressa Paola Musso, non so se questo nome ti dice nulla. Sì, tanto la trovare su. Sì, sì, sì. Una professoressa cagliaritana, sì, è quella che ha fatto una denuncia. Esatto. Il 2 aprile del 2012, parliamo di 4 anni fa, Paola, procura della Repubblica di Cagliari, ha denunciato il responsabile, facendo anche capire chi è responsabile, il Presidente della Repubblica Napoletano, loro Presidente del Consiglio dei Ministri, Monti e chi altro, appunto per violazione di quegli articoli che hai citato. Perché poi successivamente c'è stata un'ulteriore denuncia che prosegue quella successiva, che è mia. Perché Paola Musso dice è stata violata la Costituzione da parte di qualcuno, è stato violato il codice penale, perché l'Italia non ha più la sovranità, come giustamente diceva l'avvocato D'Ambrosio. Io vado a scavare più in fondo ed è il ragionamento che ho fatto prima del mio intervento. Dico, tutto questo è accaduto perché non ci sono più i partiti, perché l'articolo 49, non a caso, i padri costituenti lo delinearono proprio nella Costituzione. Dice, i partiti devono essere solo un soggetto di rilevanza costituzionale, la cinghia di trasmissione tra noi cittadini e il Parlamento. Dunque il partito non è opzionale, come purtroppo alla fine ci siamo trovati, no, è soggetto di rilevanza costituzionale.
Io andando a scavare su questo, vado a scavare nel mio esposto, che anche lì ci sono le responsabilità, di quali sono stati soprattutto i meccanismi che i partiti hanno funzionato bene tutti, dal 44-45 dopo la liberazione, fino agli anni, io metto sempre la data della caduta del muro di Berlino. Non c'è un regole, qua si stanno affrettando a fare delle leggi che devono regolamentare i partiti. Io dico, voi fate le leggi che regolamentano i partiti quando i partiti non ci sono più. Nella prima repubblica tutti i partiti, i grandi partiti come il Partito Comunista, come si chissà, i piccoli partiti come il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, ma anche quei partiti che rispetto alla Costituzione non avevano partecipato alla sua approvazione, come il Partito Monarchico, ovviamente, perché poteva votare a favore della Costituzione Repubblicana, il Movimento Sociale, quindi nel 1948, quei partiti avevano la loro funzione e giocava molto la legge proporzionale, perché era una società divisa in classi, non ci dimentichiamo, era una società molto divisa dal punto di vista ideologico. Allora la cinghia di trasmissione andava benissimo in quell'ottica. Quello che è venuto dopo è completamente diverso. Io nel mio esposto presentato alla Procura della Repubblica di Roma chiedo appunto di indagare quali meccanismi si è arrivati, perché il cittadino non ha più quella possibilità di accedere. Qua abbiamo avuto casi che ho piacere o non riconoscere negli Onesi. Onesi è un compagno non è banchiere, scusami, nasce come Nero Onesi, il cittadino, sì. Il compagno socialista Nero Onesi della sinistra socialista. Qua è figlio, lui ci tiene a evidenziare, figlio di un ferroviere, sì. Qua si scrive Partito Socialista, si sarebbe conosciuto un altro partito, ha la possibilità tramite un meccanismo che c'è nell'epoca della politica di diventare parlamentare, diventare ministro, diventare poi successivamente la Camera Bancaria, poi dopo di nuovo negli auto parlamentari diventa un nuovo ministro. Questo accadeva. Era un banchiere pubblico. Oggi non è così. Oggi non è così. I nostri figli, se dovessero decidere di fare la carriera, non la carriera, ma la passione politica, come ce l'ha il nostro comune amico Cribbio, Leonardo Cribbio, che ci ha presentato un attimo fa, abbiamo mandato un saluto a tutti quanti, un compagno di Fondazione Comunista di Milano, che è candidato al Consiglio Comunale di Milano. Tutto questo non sarebbe possibile. Questa è la differenza, che è la differenza. Da allora io ho chiesto in questo mio esposto proprio di andare a capire i meccanismi e poi di andare a vedere le responsabilità. Questa è la, tra l'altro io e Paolo Musso, insieme ad un altro collega milanese, l'avvocato Andrea Stefano Paltrinieri, che è un compagno che aderisce a una delle tante formazioni del Partito Comunista, non ricordo più come si chiama, siamo sul punto di rinnovare questa richiesta alla Procura della Repubblica di Roma, che è 4 anni dopo questa esperienza, e vorremmo farne un esposto pubblico per adesione, mettendolo addirittura su internet. Chi vuole aggiungersi si aggiunge, proprio per violazione di quegli articoli di cui facevi riferimento, perché, e con questo concludo il mio intervento, io la espongo nella fase finale, cioè noi non ci vogliamo sottrarre alla azione politica, che è quella che deve incidere nei cambiamenti e nel funzionamento delle istituzioni. Dunque prima viene la politica e viene la ricostruzione dei partiti, poi in assenza, solo in assenza, deve intervenire la magistratura. Qui noi la chiediamo perché, come tu stesso evidenziavi, come noi abbiamo evidenziato già da 4 anni a questa parte, si potrebbero ravvisare, il nostro è una tenuta esplorativa, come si chiama, tecnicamente una tenuta esplorativa, si potrebbero ravvisare da parte di alcuni soggetti delle responsabilità. Fu odioso vedere un ministro della Repubblica arrestato, nel caso di Tanassi, cioè, fu odioso vedere una pagina poco bella
per la democrazia italiana, perché noi che veniamo da una certa cultura politica non gioiamo mai quando il nostro avversario finisce nelle patrie galere, vero? Certo. Ecco, fu odioso vedere quella scena della Corte Costituzionale allargata all'Alta Corte di Giustizia, che era storico, con l'occasione del ministro Tanassi, ministro socialdemocratico. Tuttavia, ed è stato veramente molto difficile da parte mia buttare giù questo esposto in cui chiedo che uomini politici vadano a giudizio del giudice penale. Tuttavia io ritengo, l'ho ritenuto 4 anni fa, lo ritengo ancora, che gli estremi ci potrebbero stare. Allora, in questo caso, oltre all'azione politica che è necessaria anche che la magistratura, laddove ravvisa, io mi auguro che tutto questo sia frutto di persone che non sono quelle che ricoprono le cariche parlamentari, convinto come sono che dietro gli attuali vertici di cosiddetti movimenti politici ci sono altre persone, soprattutto non l'esposto nessuno, cosa che non accadeva nella prima Repubblica. I capi erano Togliatti, erano De Gasperi, era Ugo La Malfa, Pietro Nenni, Sandro Bertini e quant'altro. Qui ci dà l'impressione che dietro Re Renzi, poi tra l'altro è simpatico, no, simpatico nel senso che festaggiotto. I festaggiotti normalmente sono simpatici. Ma è la marionetta. È la marionetta. Ma si capisce che dietro c'è. È che dietro ci sono i poteri. Ci sta qualcosa. Io l'ho fatto l'altro mese, il prossimo sarà Raffaele Cantù. Sospetto anche. Cosa vogliamo scommettere, Andrea? No, vinciamo a scommessa. Prevedo anch'io, perché lo stanno già presentando come l'uomo giusto che no, perché anche Renzi fu presentato quando fu, io tra l'altro appunto, io ho conosciuto Renzi quando non era Renzi, era presidente della provincia di Firenze, l'ho conosciuto al bar Giubbelosso in Piazza delle Signorie tramite un mio carissimo amico giornalista Nicola Cariglia, che è stato anche vice sindaco di il fratello di Antonio Cariglia, il ministro della Repubblica, faccio il giornale democratico, e mi ho preso di parlare a 10:15 di quello con Matteo Renzi, presidente della provincia, questo qualche un anno e mezzo prima, non mi diede un'ottima impressione, sinceramente. Io ne ho conosciuti con i politici. Sì, ma lui è pilotato. C'è stato. Quando è uscito il fatto delle primarie, il fatto che nel corso delle primarie lui si contrapponeva chissà che cosa all'interno del potere fiorentino, qua qui ci abbiamo visto che sempre lo stesso. Lui è un personaggio. Dietro questo cantone stanno pompando chissà che cosa, un'aureola di Santo subito. Madonna, che è Salvatore, il Salvatore della Patria. Noi non abbiamo bisogno di Salvatore della Patria, abbiamo bisogno di militanti politici all'interno di Patria. Bene, finito.